Posti auto per residenti. Si è tenuto questa mattina a Palazzo Cernezzi il sorteggio gestito da Como Servizi Urbani. Circa 20 persone si sono presentate oggi in sala Stemmi, fanno sapere da CSU, un numero in linea con gli anni precedenti. Tra un mese si avrà un quadro più chiaro della situazione. Ogni residente ha potuto presentare domanda in più settori. Pagando il contrassegno nella zona preferita, le altre richieste decadranno automaticamente. La lista di attesa si aggiornerà in relazione alle scelte degli assegnatari e a eventuali rinunce. Entro il termine previsto sono arrivate a CSU 1210 domande irregolari di abbonamento agevolato, dunque per gli stalli blu, a fronte di 992 permessi disponibili. Sono invece 669 per 379 permessi disponibili le domande per i posti riservati, dunque per gli stalli gialli. Il sorteggio si è reso necessario per le zone dove la domanda ha superato l'offerta, i settori 1 e 7 per gli abbonamenti agevolati e i settori 2 e 10 per i posti riservati. I residenti che hanno fatto domanda già da oggi possono entrare nell'apposita piattaforma, nella sezione permessi in gestione e verificare se la propria richiesta è stata accettata. Chi otterrà il contrassegno per il 2023 riceverà una comunicazione via mail con le modalità di pagamento. La quuota potrà essere versata dal 24 ottobre al 15 novembre e in caso di mancato pagamento l'assegnazione decadrà. Chi avrà pagato regolarmente potrà fruire del posto auto dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2023. Il costo del permesso annuale potrebbe aumentare, visto che è correlato al costo dell'abbonamento mensile del trasporto pubblico locale di Como. Al momento, però, comunicano da CSU, non è possibile saperlo.